Anche in Abruzzo lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle banche che temono conseguenze per i livelli occupazionali per le filiali che saranno cedute o chiuse per il mancato confronto con la MEF. Si tiene sotto la sede del Consiglio regionale a Pescara dei vari sindacati Francesco Trivelli, FISAC, CGIL. È un osservatorio che ci lancia dei problemi seri. In Abruzzo, nelle prossime settimane, chiuderanno moltissimi sportelli, di cui alcuni di questi, 14, saranno in comuni dove non ci saranno più filiali bancarie. Uno spopolamento sul nostro territorio, gravissimo. C'è una ristrutturazione di tutte le banche, quindi noi chiediamo fondamentalmente che la politica, la Regione Abruzzo, abbia contezza di quanto stia accadendo. Il credito è fondamentale per lo sviluppo. Antonella Sboro, Fabi e Luca Troilo, Unisin. Perché questa mobilitazione? Per accendere i riflettori della politica sui temi del credito in Abruzzo e dei posti di lavoro e degli sportelli bancari che via via diminuiscono in maniera importante e quindi fanno di conseguenza diminuire opportunità di accesso al credito delle aziende locali e anche opportunità di investimenti che potrebbero essere utili al territorio. Negli ultimi anni l'Abruzzo è diventata terra di conquista dei grandi gruppi bancari e stiamo vedendo sempre più la desertificazione delle filiali, specialmente nei piccoli centri del Chietino, del Pescarese, dell'Aquilano. Prendere banche solide come quelle che erano in Abruzzo, in cui avevamo direzioni generali, con quattro province e cinque direzioni generali. Negli ultimi anni invece stiamo vedendo che sono sparite tutte le direzioni generali, quindi il potere di poter erogare credito in Abruzzo è in mano ad altre regioni. Oltre a questo, negli ultimi tempi stiamo anche notando sempre più la chiusura di sportelli.